L'identità piemontese, dunque istituzioni sempre più in campo, sempre più sensibili su questo tema. Un tema che ho fortunatamente voluto proprio per iniziare in bene questo Salone del Libro qua a Torino, un tema che già da diverso tempo il Consiglio regionale, non solo in questa legislatura, sta toccando. Abbiamo visto che il diritto alla cultura e soprattutto il diritto, che si parla sempre di cittadinanza, deve uscire dai confini classici, ius soli, sul cultura, dove oggettivamente vediamo una grande partecipazione di piemontesi, non di nascita ma di adozione, sul territorio piemontese e anche oltre confine. Ricordo sempre che ci sono 4 milioni di piemontesi, culturalmente piemontesi, che sono quelli, i nipoti, i figli di immigrati del fine 1800, inizio 1900, che hanno piacere di riscoprire e rivivere l'identità piemontese. Dobbiamo far rivivere anche e far riscoprire ai nuovi piemontesi che risiedono in Piemonte la cultura e l'identità piemontese. E qual è il miglior panorama e attrazione può essere sulla platea culturale, il Salone del Libro di Torino.